Buonasera e ben ritornati in studio con la salute dal cibo agli esami. Sono contenta perché abbiamo iniziato un nuovo ciclo di queste trasmissioni dedicate appunto alla salute e sarà un nuovo ciclo perché qui all'interno dei nostri studi abbiamo un nuovo ospite. Ve li presento già, lui è il conduttore poi di questa trasmissione, è il mio ospite principale che è, ha iniziato con me questo ciclo di trasmissioni, ormai già lo conoscete. E stiamo parlando del dottor Giuseppe Pigoli. Buonasera e ben ritornato. Per chi non la conoscesse già o comunque è utile fare un, un diciamo, una breve spolverata per quanto riguarda il suo curriculum. Voglio ricordare che lei è patologo clinico, oncologo esperto di diagnosi di laboratorio in alle G alimentari e diagnosi e trattamento delle disbiosi intestinali tramite l'esecuzione di test specifici. Svolge attività diagnostica di laboratorio clinico dedicandosi in particolare alla seminologia, alle malattie autoimmuni, all'ematologia e alla microbiologia. Assieme a lei abbiamo incominciato a capire quali sono i nuovi esami predittivi di prevenzione e eh, Vogliamo ulteriormente approfondire questo argomento e questa volta lo faremo assieme ad un suo collega, un bravissimo omeopata ed omotossicologo, il dottore Luigi Mancini. Buonasera e benvenuto nei nostri Buonasera. studi. Il dottore è, eh, come già vi ho detto, è omeopata e omotossicologo, ma è anche specialista di medicina dello sport, medicina funzionale e fisiologia, CRM terapia. E è molto bravo per quanto riguarda le terapie naturali. Noi lo conosciamo già, è stato ospite nel laboratorio salute, quindi con lei proseguiremo questo discorso di prevenzione. Volentieri. Allora, abbiamo parlato di diversi tipi di esami, molto spesso conosciuti alle persone più comuni, e cercheremo di proseguire, perché oggigiorno è possibile parlare di prevenzione? Indubbiamente ci sono. Eh a disposizione degli esami, esami relativamente nuovi, per cui il termine nuovo va, va visto tra virgolette, che sono in grado effettivamente di evidenziare quelle che sono delle caratteristiche fondamentali per quanto riguarda la eh, evidenziazione di eh, patologie che stanno per svilupparsi. Ed è molto importante quindi riuscire a fare una richiesta appropriata di questi esami per evidenziare questa o quella patologia che iniziano sempre con degli aspetti eh, disfunzionali, quindi l'organo non è ancora leso ma che comunque comincia a dare i primi segni di allarme. Come più avanti il mio amico e collega Luigi Mancini eh, saprà spiegarvi meglio, eh, l'organismo ha delle capacità di autoriparazione. Per cui se noi riusciamo a evidenziare per tempo una eh, disfunzione di un organo che è destinato quindi, a, se ignorata questa disfunzione, ad ammalare, se noi abbiamo degli esami a, che, eh, che riescono a, a, a darci delle informazioni. Adeguate relativamente a questa patologia di organo o d'apparato, riusciamo ad intervenire per tempo. Ecco, dottor Mancini, ci può spiegare meglio che cosa vuol dire situazioni di tipo predittivo? Allora, eh, vediamo di fare un esempio eh, pratico. Il nostro organismo è naturalmente eh, strutturato, il nostro come qualsiasi organismo vivente per poter sopravvivere nell'ambiente in cui si trova, mettendo in atto tutta una serie di strategie di adattamento all'ambiente. Se fa caldo noi percepiamo questo tipo di situazione, inneschiamo il processo della sudorazione, che è un sistema di termoregolazione, se fa freddo, perché viene la pelle d'oca, perché il... Ehm, il nostro organismo tenta di sviluppare una maggiore produzione di calore attraverso questo meccanismo che riguarda la muscolatura presente eh, nel, nel, nei tessuti sottocutanei in modo tale da adeguare la risposta appunto dell'organismo. Questi sono degli esempi molto banali che però si ripetono a pari pari in qualsiasi tipo di situazione comprese le situazioni potenzialmente nocive per l'organismo. Di fronte ad una situazione potenzialmente nociva, se il nostro organismo deve comunque sopravvivere, per, per ovvi motivi, a quel tipo di situazione, può innescare delle strategie che gli consentono di superare il problema e quindi tornare alla condizione iniziale, ma se il problema non è completamente superabile, prima di arrivare ad una vera e propria condizione di patologia, innesca dei sistemi di autoregolazione per cui modifica le sue capacità naturali di trovare l'equilibrio a condizioni meno ideali. È un po' come se l'organismo, per poter continuare a funzionare, accettasse di funzionare, per così dire, meno bene del normale. Queste sono le situazioni di tipo disfunzionale. E sono le situazioni nelle quali, attraverso l'esecuzione di questi esami, questi e altri di cui poi avremo modo di parlare, è possibile ottenere attraverso l'esecuzione appunto di questi esami la misurabilità di quelle situazioni e di conseguenza intervenire sia attraverso l'alimentazione, sia attraverso terapie che possono essere le stesse terapie farmacologiche, ma in questo caso molto più efficacemente le terapie non farmacologiche, intervenire per ottimizzare la naturale capacità di risposta dell'organismo, quella che è la nostra naturale capacità di autoriparazione, il principio per cui se ci viene un raffreddore, dopo un po' il nostro organismo supera il problema e guarisce. Noi non guariamo per l'effetto del farmaco, ma guariamo per la naturale capacità di riparazione. Il farmaco è un aiuto formidabile, in molti casi è indispensabile, ma è un aiuto che deve poi andare ad appoggiare su quella che è la base, il fondamento di tutto il discorso, che è la naturale capacità di risposta. Tornando al discorso della disfunzione, la disfunzione è qualcosa che fino diciamo ad oggi, comunque fino a non molto tempo fa, era valutabile solo attraverso eh, valutazioni di tipo clinico, mentre attraverso l'esecuzione di questi esami noi abbiamo a disposizione un sistema che la rende misurabile, quindi vedere oggettivamente e in modo ripetibile. Qual è la situazione a tempo zero? Effettuare la cura, che può essere a questo punto anche una cura non farmacologica, perché abbiamo la possibilità a tempo uno di misurare la risposta dell'organismo e quindi mettere la situazione di fronte ad un dato oggettivo. Ecco, dottore, grazie. Dottor Mancini, volevo chiederle un'altra domanda, volevo farle un'altra domanda, dottore Pigoli. Eh, eh, questi esami predittivi... Eh, sono eh, attendibili anche per patologie importanti, patologie degenerative come il cancro, il diabete, ehm, sì. malattie del sistema immunitario e soprattutto questi esami possono eh, diciamo, sostituire eh, degli esami più invasivi come per esempio... Eh, non so, La biopsia, eh, il Allora, in molti casi si può avere un'idea diciamo così molto precisa di quella che è la situazione clinica che si sta facendo nella vita del, del, del malato eh, certo quella che è la diagnosi di certezza lo dà indubbiamente un esame invasivo che però bisogna cercare di evitare il più possibile perché è un esame appunto invasivo in molti casi ci sono esami che non sono invasivi e che sono esattamente sovrapponibili come risultato e come affidabilità del risultato stesso, perfettamente sovrapponibili agli esami più invasivi. Infatti, oggi la tendenza della ricerca è proprio quella di mh, vedere, di evidenziare, di mettere a punto degli accertamenti che il più possibile siano, non siano invasivi per no, creare il disagio del malato. La strada però, voglio dire, ancora abbastanza lunga di ecco, compiere. Ecco, le faccio una domanda molto diretta. Se una persona scopre di avere un tumore mm. e eh, le viene proposto di eh, effettuare una biopsia, no? mm -hmm. quindi è un esame invasivo, può sapere eh, attraverso senza, altri esami, altri esami che, che, ematici <coughs> bah, diciamo eh, che quale può quale tipo a, sì, di ho cellula tumorale ha o è necessario proprio la biopsia? Allora, per, eh, indubbiamente la diagnosi di certezza la dà la biopsia. Dopodiché ci sono tante situazioni eh, che inducono a essere anche cauti nell'eseguire questo esame bioptico. Vi si possono ricorrere ai marker che con buona approssimazione, ma solo con buona approssimazione, riescono a... Eh, dirti che tipo di neoplasia eh, ci potrebbe essere e poi naturalmente da caso a caso cioè, eh, le, le cose vanno valutate eh, singolarmente c'è paziente e paziente c'è il paziente per esempio molto anziano eh, per cui un esame invasivo come una biopsia potrebbe anche eh, contribuire purtroppo a disseminare ulteriormente eh, le cellule neoplastiche, quindi favorire la diffusione, lo spread, come si dice oggi in termini anglosassoni, di queste, di queste cellule neoplastiche. E anche forse in un organo più giovane, no? Perché... Sì, ma eh, certamente questo sì, però il giovane ha più risorse dell'anziano, ecco per cui allora, le procedure, i protocolli parlano chiaro, bisogna fare la biopsia per sapere effettivamente che la, la, il tipo citologico, citoistologico del, del, del tumore che poi a sua volta condiziona il tipo di terapia, perché ci sono tumori più o meno aggressivi e che quindi vengono eh, affrontati con schemi terapeutici diversi. Quindi la situazione degli esami non invasivi relativamente alla eh, questione che lei mi ha posto è, eh, è ancora in fieri, ecco, diciamo che è ancora in evoluzione. Indubbiamente la diagnosi di certezza che ti dà la biopsia non te la può dare oggi come oggi nessun altro esame. Ecco dottore, oggi eh, affronteremo una particolare situazione, e poi il dottor Pigoli ci spiegherà meglio quale tipo di test viene effettuato. Eh, molte persone, purtroppo, diciamo che il diabete è un po' la patologia comune della nostra epoca, della nostra generazione. Sono sempre più le persone che vanno incontro a questa patologia degenerativa. Lei come eh, diciamo omotossicologo, esperto diciamo a 360 gradi, come spiega questa situazione? Ma, eh, diciamo il motivo principale eh, probabilmente va. Ehm, allora, alto. facciamo un attimino un passo indietro. Parlando di diabete dobbiamo sempre distinguere il diabete di tipo 1 dal diabete di tipo 2 in quanto il diabete di tipo 1 ha una genesi di tipo autoimmune, in pratica è il sistema immunitario dell'organismo che reagisce nei confronti di se stesso, in modo particolare delle cellule preposte alla produzione dell'insulina, le distrugge fisicamente e di conseguenza... Noi abbiamo a che fare con soggetti che metabolicamente sarebbero potenzialmente del tutto in condizione di poter gestire il metabolismo degli zuccheri come chiunque altro, ma non hanno più a disposizione cellule per produrre insulina. Tant'è vero che uno dei filoni di ricerca terapeutica per ovviare questo tipo di situazione e anche quello legato allo studio delle cellule staminali per vedere se c'è la possibilità di ristrutturare questa naturale capacità di produzione di insulina nell'organismo. Siamo molto, molto indietro in questo senso, però questa è una delle vie che si sta cercando di percorrere. Il diabete di tipo 2, viceversa, è proprio il classico esempio di quello di cui parlavo prima, cioè, vale a dire di una situazione che parte come situazione disfunzionale e che può essere addirittura messa in evidenza fin dalla giovane età, addirittura eh, in età scolare, per eh, poi svilupparsi e sfociare nella patologia conclamata vera e propria, che eh, soprattutto nelle prime fasi di patologia non va tanto vista come una ridotta capacità dell'organismo di produrre insulina, ma una ridotta capacità dei tessuti periferici che sono il bersaglio dell'azione dell'insulina a risentire positivamente dell'azione appunto dell'ormone stesso e quindi progressiva, perdendo progressivamente quindi, la naturale capacità di utilizzare il glucosio. Allora, alla base di questo ci possono essere tutta una serie di fattori predisponenti, non ultimo la familiarità, ma sicuramente eh, che facilita l'innesco del problema eh, ci sono anche due situazioni comportamentali. Una, la progressiva sempre minore attività fisica che svolgiamo, ma soprattutto, e anche qua torniamo al discorso adattativo di cui parlavo prima, la progressiva sempre minore tendenza ad utilizzare nutrienti, per così dire, sani. La nostra alimentazione è sempre più basata su alimenti di tipo raffinato, il nostro organismo è naturalmente strutturato per poter interagire nel migliore dei modi con l'alimento, tanto più quanto più l'alimento è simile all'alimento originale, noi nelle caverne nasciamo come esseri che si nutrivano delle cose così come le trovavano, diciamo all'età dei cacciatori e dei raccoglitori. Va da sé che più l'alimento è trasformato, più potenzialmente si allontana da questa tecnicamente si chiama biodisponibilità e bioaffinità nei confronti dell'organismo e questo sicuramente è un fattore che ha determinato eh, l'aumento dell'incidenza dell di questo tipo di problematica e tornando al discorso degli esami, qua il mio collega potrà essere sicuramente maestro in questo, esiste però attraverso l'esecuzione eh, di alcuni esami la possibilità di cominciare ad individuare una situazione solo a livello embrionale il cui trattamento può essere anche non di tipo farmacologico o quantomeno giustifica l'effettuazione di tentativi non farmacologici che come minimo ci consentono, ma nel minimo minimo dei casi, di procrastinare il più possibile anche la comparsa della patologia vera e propria. Come sempre eh, detto popolare, <coughs> chiudere la stalla quando i buoi sono scappati serve a poco mentre invece in questo modo c'è la possibilità di, eh, di provvedere per tempo e di consentire quindi eh, sia, sia una qualità che una durata della vita del tutto normale. È vero, dottore, allora cerchiamo di spiegare meglio qual è questo test. Solitamente quando una persona vuole tenere sotto controllo diciamo, sì, il rischio del diabete, il rischio, sì, può, si, fa il, si fa la glicemia, eh, la glicemia che eh. è per carità un esame importante, però ci sono situazioni... Fo forte criticità diciamo in termini di tolleranza al glucosio come si dice cioè il glucosio fa fatica ad entrare nelle cellule per attivarle perché il glucosio lo voglio ricordare è il carburante indispensabile eh, della, per il funzionamento della cellula e che però possono risultare falsamente normali nel senso che Esiste un rapporto ideale fra l'insulina, che è l'ormone eh, deputato a far entrare il glucosio nella cellula, e il glucosio presente in circolo. Esiste un rapporto, chiamiamolo normale, oltre il quale si sfocia nel patologico, anche se a livello subclinico. Quindi, che cosa voglio dire? Se io per far entrare una certa quota di glucosio nel, eh, che, che sta nei vasi, per farla entrare nelle cellule ho bisogno di, dico delle cifre teoriche, 10 unità di insulina, se me ne occorrono 15 vuol dire che il mio pancreas deve produrre più insulina del necessario per far entrare una normale quota di glucosio nelle cellule. Quindi, e questo che cosa significa? Significa che l'insulina e il glucosio faticano a compiere quello che è il loro lavoro, perché perché ci sono delle alterazioni di struttura nella membrana cellulare. Abbiamo già avuto modo sì. di accennare nei nostri incontri precedenti, quindi quando questa membrana della cellula è composta per esempio, da grassi non buoni, cosiddetti grassi saturi, questa membrana si irrigidisce. Di conseguenza, anche tutta la funzione della membrana stessa eh, entra in crisi, per cui anche i recettori, che sono i recettori per l'insulina e per il glucosio, non funzionano in modo compiuto. Quindi, allora, tornando Torna. Infatti vorrei porle una domanda sì, banale. Dica. No, mi dica. Solitamente il limite è intorno ai 90-95 no, della glicemia, dell'indice. Sì, per... alcuni laboratori la danno fino a 110, altri fino ah. a 100, sì. Ecco, fino <coughs> a 100. Quindi cosa significa? Che se io ho anche un valore al di sotto dei 100. Potrei già avere un rischio di, di allora, il non, diabete? Allora, infatti ti dà una visione, la glicemia a digiuno ti dà una visione molto parziale di quella che è la tua tolleranza al glucosio. Perché tu potresti avere la glicemia normale, ma per avere questa glicemia normale il tuo pancreas deve aver prodotto più insulina del necessario. E allora vuol dire che hai dei problemi. Sul, come diceva prima il dottor Mancini, ha dei problemi su quello che è il tessuto bersaglio dell'insulina, cioè la periferia. In periferia, se in periferia fa, fan, si fa fatica a rispondere allo stimolo dell'insulina, è chiaro che il pancreas negli anni: se io non evidenzio con gli esami appropriati, il pancreas negli anni andrà incontro ad esaurimento andando incontro ad esaurimento funzionale questo mh, ipotetico paziente negli anni è destinato a sviluppare il diabete di tipo 2. Quindi questo mm. test è l'OMA test, giusto? Esatto. E che, e che differenza <coughs> ha eh, rispetto alla glicemia glicata? No, allora è diversa in È diverso. Le, brevemente l'emoglobina glicata l'emoglobina le, eh, glicata è eh, un passaggio passivo diciamo così, all'interno del globulo rosso, del glucosio, che si va a legare all'emoglobina che sta appunto nei globuli rossi. Maggiore sarà il contenuto di emoglobina glicata, quanto maggiore saranno stati elevati i tassi di glicemia. Infatti ci sono dei valori normali, un po' anche nelle persone non diabetiche o che hanno una normale tolleranza al glucosio, un po' di glicazione, cioè di legame del glucosio con l'emoglobina dei globuli rossi avviene. Però ci sono dei valori oltre i, quali, oltre i quali è bene non andare, perché se si alzano vuol dire che io ho avuto per troppo tempo la glicemia elevata. E' già questo, però non, non mi dice cioè non, non mi serve a fare una diagnosi quando io ho già evidenziato una cattiva tolleranza al glucosio nel mio paziente. L'oma test invece mi permette di evidenziare che io, devo pro, io sto producendo troppa insulina rispetto alle esigenze dettate dal tasso di glicemia. Ecco, questo è molto importante perché si fa quindi un rapporto che è un calcolo matematico, si fa la glicemia di giugno, l'insulinemia di giugno, si fa un rapporto matematico e si vede se questo rapporto fra l'insulina e eh, le, la glicemia eh, rientra nel, nel, nei, nei limiti di tollerabilità, nei limiti di normalità, chiamiamole così anche se sono brutti termini, oppure... Se, se io sto producendo troppa insulina per avere ancora delle glicemie normali. Ecco, quindi è possibile tornare indietro in questo caso qualora sì. il risultato sia positivo? Sì, ovvero ecco. stia producendo più insulina rispetto a quella necessaria allora, per... Diciamo che qualcosa. la risposta è assolutamente sì, a patto che la situazione non sia già troppo avanzata. Il nostro organismo ha una capacità di ripristino delle situazioni. Eh, che eh, risente chiaramente dell'importanza della gravità della situazione nel momento in cui noi andiamo a mettere in evidenza. Relativamente all'indice OMA, eh, una cosa che volevo aggiungere era, è, è questa. Eh, I laboratori riportano un range di normalità sia per quanto riguarda la glicemia sia per quanto riguarda l'insulinemia. In realtà l'indice OMA ha proprio la caratteristica di poter rapportare matematicamente i due valori nel momento in cui noi effettuiamo il prelievo contestualmente, cioè vale a dire valutiamo la situazione a livello di sangue, a livello ematico contemporaneamente sia della glicemia che dell'insulina e mettendo in correlazione questi due valori noi possiamo renderci conto se l'organismo sta producendo più insulina del dovuto e di conseguenza si trova costretto a fare ciò perché l'organismo non produce più insulina. Ci sono, o meglio, ci sono delle patologie in cui l'organismo produce naturalmente più insulina e eh, questo determina poi la comparsa eh, di, di ipoglicemie, ma sono situazioni completamente diverse rispetto a quelle di cui stiamo parlando noi. In questo caso, viceversa, eh, perché l'indice OMA è importante? Perché ci mette nella condizione di poter valutare non il dato pure semplice dell'insulinemia che in quel momento potrebbe essere anche piuttosto elevata semplicemente perché ci siamo nutriti con cibi molto ricchi di zucchero e che quindi in quel momento è normale che, eh, che l'insulina sia elevata. Ma eh, in questo modo noi lo andiamo a rapportare però sul valore glicemico nella fattispecie a digiuno, ma questo calcolo potrebbe essere fatto in teoria in qualsiasi momento della giornata, ci darebbe comunque dei riferimenti diversi. Allora, questo tipo di discorso perché è importante? Perché come dicevo prima, è possibile mettere in evidenza fin dall'età scolare certi tipi di situazioni e il più delle volte queste situazioni sono legate a campi di disturbo metabolico che è il vero termine con cui noi dovremmo definire il mare magno delle intolleranze alimentari. Abbiamo molto l'abitudine di parlare di intolleranze alimentari, ma l'intolleranza alimentare è solo uno dei tanti aspetti attraverso cui l'organismo segnala che quell'alimento ci fa male. Campo di disturbo metabolico è un termine molto più vago, ma molto più ampio che ci mette nella condizione di poter mettere in evidenza come L'alimento X piuttosto che l'alimento Y fa particolarmente male al nostro organismo e l'organismo segnala questo tipo di situazione attraverso normalmente risposte cliniche abnormi, per esempio il bambino che tende a diventare obeso senza avere dei livelli di regime alimentare molto diversi dai suoi coetanei. Domandiamoci perché ci sono bambini che si nutrono praticamente di zuccheri raffinati dalla mattina alla sera e su dieci bambini magari ne abbiamo. 6 che sembrano, come si suol dire, dei manici di scopa, da tanto sono magri e poi ne abbiamo 4 invece che aumentano a dismisura e non fanno niente di diverso dai loro coetanei. Questi esami ci mettono nella condizione di poter avere un dato oggettivo che ci dice che c'è qualcosa che non va e c'è la possibilità di lavorarci sopra. Ovviamente la prima cosa che bisogna fare in questi casi però è mettere a posto l'alimentazione. L'alimentazione <coughs> sì. è questo lì. È, è, indispensabile. è lì. E in è lì. questo senso una cosa che ci tengo a sottolineare è l'alimentazione è la prima base di qualsiasi trattamento di situazioni croniche. Cioè se noi non ottimizziamo l'alimentazione del paziente, il paziente in condizioni di tipo cronico, quale che sia, è destinato a non avere delle risposte ottimali. Sì, perché il farmaco, come abbiamo già avuto modo di dire in altre occasioni, il farmaco ti congela il sintomo ma non ti rimuove la causa. La causa, è vero. La maggior parte dei farmaci, per, dopo ci sono delle terapie invece causali come l'antibiotico, se sei un'infezione l'antibiotico ti distrugge l'agente infettante quindi ti cura la causa della malattia. Ma la stragrande maggioranza dei farmaci oggi in, in, a disposizione, in circolazione sono farmaci sintomatici ecco purtroppo avremmo dovuto affrontare altri tipi di, di test ma il tempo è davvero volato quindi mi premerebbe un attimino specificare il fatto, molte persone non sanno dove eh, diciamo andare per farsi prescrivere questi tipi di esami innovativi non invasivi, perché anche qui stiamo parlando di un esame ematico, quindi sì, un semplice prelievo, prelievo che va fatto a digiuno? Oppure anche... Allora, in parli se parliamo dell'Homo test è meglio farlo a digiuno perché così tutti i pazienti sono, sono eh, nelle stesse condizioni di partenza. Ecco, quindi non andiamo a misurare. Dopo un pasto, o dopo, a metà mattina, dopo lo snack, o dopo la merenda, perché ci potrebbero essere delle cose sfalsate. Andando alla mattina a digiuno, si, mettiamo tutti i pazienti in una, in una stessa condizione e quindi sulla quella base calcolare. Quello che sono i valori di questo rapporto fra glicemia e insulinemia. Ecco il medico di base, solitamente questi test li prescrive oppure bisogna andare da uno specialista? Sono conosciuti? <coughs> Dipende dal medico di base, ah. perché alcuni di questi sono conosciuti, altri saranno conosciuti, eh, e nonostante alcuni di questi diciamo, siano conosciuti non vengono prescritti in maniera adeguata. E poi l'importante è soprattutto che molti non sanno leggere, spiegarli questi tipi di esami e dove poterli effettuare. Negli ospedali eh, vengono, per esempio in questo caso particolare, l'OMA test viene fatto oppure no? Sì, no, nel caso specifico l'OMA test si può effettuare anche nelle strutture pubbliche convenzionate normalmente. Dopodiché noi eh, ci siamo attivati come OLIS Medical Center per eh, avere a disposizione un servizio prelievi che ci consente di effettuare tutti gli esami di biochimica generale più tutta una serie di esami particolari Predittivi. che eh, hanno lo scopo appunto di, di completare quella che è l'opera de, degli esami normali in modo appunto predittivo a costi del tutto sovrapponibili a quelli del servizio sanitario. Ecco, poi per la lettura e anche la spiegazione delle varie terapie che si possono intraprendere... Noi siamo ovviamente a disposizione per questo, eh, sia per un discorso di consulto preventivo, per mettere... Eh, cioè, il la prescrizione. Che... Esatto, perché... la prescrizione degli esami, qualora il paziente voglia rivolgersi direttamente a noi oppure commentarglieli una volta che il medico di base, piuttosto che lo specialista, ha effettuato la richiesta. Quindi se per caso io volessi sapere com'è la, eh, diciamo la mia produzione tra insulina e glucosio, il rapporto, tra il rapporto e insulina, potrebbe benissimo certo. venire senza la, sì. la prescrizione del medico di base. Assolutamente. E poi sì. voi comunque dareste una spiegazione di... Esattamente. e soprattutto... Indirizzate la strada da intraprendere per poter. la strategia terapeutica. La strategia terapeutica, benissimo, io vi ringrazio perché abbiamo affrontato questo nuovo test diagnostico pre pre predettivo e eh, diamo riferimenti per eh, tutti i telespettatori che eh, volessero contattarvi o dare. Eh, opporvi delle domande. Allora, come sempre abbiamo il riferimento del dottore Giuseppe Pigoli che visita in studio Piazza San Paolo 7 a Cremona. e Per quanto riguarda le visite, il cellulare è 333 57 20 373. Mentre per quanto riguarda il dottore Luigi Mancini, che è anche il direttore sanitario dell'Oddis Medical Center di Cremona. Eh, lo potete trovare in via Tiche Fornaci 66, il telefono è 0372 43 28 00. Trovate anche tutte le informazioni sul sito internet studioolis.com oppure potete mandare una mail a sarachiocciolaolis.it. Grazie ancora per essere stati qui nei nostri studi. Vorrei concludere dicendo che sono tantissimi gli altri test che si possono fare, uno avremmo dovuto trattarlo oggi che è la diponectina. Che sì. cos'è? La diponectina è un ormone prodotto dal tessuto adiposo. Adiposo e quindi stiamo parlando di... Eh... Di predittività, ma in questo caso più che non di predittività, di misurabilità della risposta metabolica durante un trattamento alimentare finalizzato alla riduzione della massa grassa, per esempio. Quindi è per questo che molte persone si mettono a dieta e non dimagriscono? È uno dei motivi uno per, dei cui, motivi, certo, eh, per certo. cui può verificarsi questo tipo di fenomeno. Beh, e soprattutto è un sistema... Per capire se anche in quel momento la risposta di bilancia, per così dire, non è quella che ci aspettiamo, l'organismo sta però andando nella direzione giusta e quindi ci dobbiamo aspettare fiduciosi che la risposta arrivi anche a livello di linea. Bene. Allora avete già capito quale sarà il prossimo argomento della prossima puntata? Io vi ringrazio ancora per essere stati qui ai nostri studi e vi ricordo che l'appuntamento con la salute dal cibo agli esami ritorna di nuovo la prossima settimana e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie e arrivederci.